Amici e amiche carissime, ben ritrovati. Siamo in una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, puntata numero 20 di questo bellissimo ciclo. Bellissimo è il soggetto, non tanto chi ne cura la presentazione. Ecco, però ecco, ringraziamo il Signore che ci dà la grazia e l'onore, ecco, di poter ascoltare queste piccole grandi perle di cielo. Bene, siamo sempre nella sezione che ci sta e ormai impegnando qualche puntata. Siamo nell'associazione di Maria Santissima a Gesù nel corso della sua vita pubblica. Siamo ancora nel primo anno di vita pubblica. La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere alcuni episodi di questa associazione di Maria Santissima, oggi ne vedremo altri. Ecco, è una serie di episodi che si svolgono un pochino tra Nazareth e altri luoghi, che coinvolgono anche altri personaggi, che chi conosce l'opera, insomma, ne è già abbastanza familiare. Chi no, ecco, prenderà piano piano anche familiarità con essi. Siamo, per chi ha il libro in versione digitale, a pagina 168. Comincio subito la lettura, così non sciupiamo il tempo a nostra disposizione. Da Nazareth Gesù si portò nella casa di Giovanna di Cusa, presso Cana, per una sosta in attesa di sua madre. Ora Giovanna di Cusa era la moglie, questo è nominata nei Vangeli, Cusa è nominato nei Vangeli canonici, Cusa era un funzionario di Erode Antipa, insomma, lo stesso che poi al processo di Gesù lo avrebbe rivestito di una veste bianca, no? E vengo da Nazareth, dice Gesù, e devo far venire con me la madre mia per qualche tempo. Andrò a Cafarnao con lei. Mia madre, aggiunge, è stanca e ha molto sofferto in questi ultimi tempi. Teme per me ed io le voglio mostrare che vi è chi mi ama. Oh, portala qui allora. Io la amerò come figlia e ancella, esclama Giovanna. Gesù acconsente. E Cusa, procuratore di Erode, manda subito un carro a Nazareth per rilevare la Madonna e Maria di Alfeo, sua cognata, rimasta vedova. Arrivano a sera accolte con i più alti segni di ossequio. Che Maria di Alfeo è rimasta vedova l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, quando abbiamo visto gli episodi inerenti appunto alla malattia mortale e poi la morte di Alfeo, padre di due dei 12 apostoli, cioè Giuda e Giacomo, fratello di San Giuseppe, padre anche di altri due figli che erano ostili a Gesù, e poi, come si legge nell'opera, piano piano nel corso del tempo si calmarono un po'. Quelli che i Vangeli chiamano, ecco, ebraicizzando il lessico, i fratelli di Gesù. Non erano fratelli germani, ma erano appunto cugini. Bene, proseguo la lettura. Giovanna tiene per mano Maria e le sorride dicendo: mi permetterai che io ti serva, non è vero? Non me, risponde Maria, lui, servi sempre lui. Servi sempre lui ed ama, e mi avrai già dato tutto. Il mondo non lo ama, è il mio dolore. So, ribatte Giovanna, perché questo disamore di una parte del mondo, mentre altri per lui darebbero la vita? Chiede. Maria risponde: perché egli è il segno di contraddizione per molti, perché egli è il fuoco che depura il metallo. L'oro si monda, le scorie cadono al fondo e sono gettate via. Gli fu detto fin da quando era piccino, e giorno per giorno la profezia si compie. Ecco, in questo breve passaggio ci
fermiamo un attimo, come sempre, perché ci gustiamo queste cose semplicemente ritornandoci e cogliendo qualche particolare, no? Si coglie anzitutto l'amore premuroso di Gesù verso Maria Santissima, no? Le voglio mostrare che vi è chi mi ama, proprio perché la Madonna dice: il mio dolore è vedere che il mondo non lo ama. Questo serve anche a, come dire, a mettere subito in chiaro, ecco, che l'unico interesse che la Madonna ha anche a chi a lei si rivolge, a chi a lei si volge, è che noi amiamo suo figlio. Qualcuno, sapete, questa è una preoccupazione non mai sufficientemente sopita anche negli ambienti teologici, no? E pastorali. Si preoccupa, ecco, che dare troppa importanza alla Madonna sia un pericolo, ecco, per la centralità del figlio. Ecco, ma la Madonna esiste per dare centralità al figlio. E lei vorrebbe anche essere, come dire, non amata, dice, non ami me, ami mio figlio. Ah, ma a me mi sta benissimo, insomma. Quindi lei è fatta così. E Gesù, che ben sapeva questo, ecco, voleva, perché si legge nell'opera, no, che anche nella sua casetta solitaria arrivavano gli echi, ecco, dei tumulti, dei contrasti, a volte degli odi che caratterizzavano il ministero terreno di Gesù, cosa che certamente lascia un pochino sorpresi, perché lo stile di Gesù non era come quello di San Giovanni Battista. Quindi lo stile di Gesù era uno stile assolutamente pieno di dolcezza, pieno di bontà, pieno davvero di misericordia. Però, come la Madonna ben qui sa di esserne consapevole, è segno di contraddizione, è fuoco che depura il metallo, è l'oro si monda, le scorie cadono al fondo e sono gettate via, no? Ecco. Quindi Gesù certamente le cose le diceva sempre con amore, con dolcezza, con delicatezza, tempo, luogo opportuno. Magari noi imparassimo a usare le parole come le usava sulla terra, la parola con la P maiuscola fatta carne, no? Ieri sera vengono in mente, insomma, ieri sera sono rimasto molto colpito io stesso, ecco, dall'ora santa che abbiamo celebrato qui in parrocchia, dove c'era un testo del libro del Siracide, uno di tanti, ecco, che torna proprio sull'importanza di imparare a calibrare bene le parole, non dire nulla che non sia necessario o utile o di giovamento al bene del prossimo, no? Questo nostro mondo subissato, ecco, di parole molte volte dette a vanvera, strillate, ecco, brutte cose. Ecco, segno di contraddizione per molti. Quindi Gesù non temeva di essere, sapeva di essere questo, ma non temeva di essere questo. Quindi certamente anche lo stile dei suoi discepoli è questo, quello che si esprime con uno slogan in lingua latina, Veritas in caritate. Certamente, dico la verità nella carità, con stile soprannaturale, quindi con modi rispettosi sempre. Perché se c'è una cosa che Dio non farà mai, e questo dobbiamo mettercelo bene in testa, è violare o violentare la nostra libertà. Anche quando ci dice la verità, ce la pone appunto come provocazione, quindi come interpellanza anche urgente a volte, no? Ecco, ma sempre sei tu che poi devi decidere come relazionarti nei confronti di questa, se accoglierla o rifiutarla. Ecco. E qui si conosce anche quella bellissima cosa, no? Ecco, la Madonna che custodiva tutto nel cuore, mi fu detto quando era fin da piccino, che era segno di contraddizione, e vede il Vangelo di Luca, no? Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuore, no?
Questa parola non se l'è mai dimenticata e chiaramente quando le arrivavano gli echi dei contrasti, delle proteste, insomma, delle critiche che riceveva suo figlio nel suo ministero, cosa gli tornava in mente? Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti, segno di contraddizione, no? Ecco, questo è molto importante. Bene, proseguiamo la lettura. Gesù insieme a sua madre si reca in un paese presso un lago in una ricca proprietà di due coniugi anziani, i quali lo invitano ad entrare assicurando Gesù che quando il lavoro della vendemmia sarebbe cessato, tutti sarebbero affluiti lì per udirlo. Quella è tua madre? Dice il padrone di casa. È lei, ve l'ho condotta perché ora anch'ella è nella schiera dei miei discepoli. L'ultimo in ordine di accoglimento, il primo in ordine di fedeltà. È l'Apostolo. Mi ha predicato prima ancora che nascessi. Madre, vieni, un giorno erano i primi tempi che evangelizzavo, questa madre non mi fece rimpiangere te, tanto fu dolce. Col tuo figlio stanco. La donna le domanda, tra l'altro, che cosa prova nell'udire lui. E Maria risponde: un'estasi soave. Mi sprofondo nel mio nulla e la bontà che è lui stesso. Seco ugualmente mi solleva. Vedo allora con semplice sguardo la verità eterna ed essa si fa carne e sangue del mio spirito. Anche qui ci fermiamo un istante. Bellissime le parole di Gesù, no? Ora anch'ella è nella schiera dei discepoli. Quindi già nel primo anno di vita pubblica, verso il termine, come si capisce da questi passaggi, Gesù comincia a far partecipare sua madre all'ascolto della sua opera evangelizzatrice, anche se il Vangelo la Madonna già lo conosceva benissimo, no? Perché l'ultimo in ordine di accoglimento, il primo in ordine di fedeltà. La Madonna non soltanto conosceva bene il Vangelo, la Madonna viveva del Vangelo, la Madonna metteva in pratica alla lettera il Vangelo. E mi ha predicato prima ancora che nascessi. È l'Apostolo. Incredibile, no? La Madonna non è sacerdote, quindi non è un apostolo in senso di titolare della pienezza del sacerdozio e quindi di essere rappresentante di Cristo capo e pastore come chi appunto riceve dal Signore il sommo grado del sacerdozio nell'ordine episcopale, ma è l'Apostolo perché è colei che prima, più e meglio degli altri, ha donato Gesù a tutti, vive per questo. La vita della Madonna è semplicemente un vivere in funzione di donare Gesù, di portare Gesù alle persone, di portare a Gesù le persone. Non c'è altra ragione di esistenza, Maria Santissima. Dice, madre, vieni, un giorno erano i primi tempi che evangelizzavo, ecco, un'altra gioia delicata che Gesù dà alla madre, questa madre non mi fece rimpiangere te, tanto fu dolce col tuo figlio stanco, questa è questa ricca proprietà di questi due coniugi anziani, no? Ed è bellissimo questo colloquio tra due donne, no? La donna le domanda che cosa prova nell'udire lui e Maria risponde queste bellissime parole, un'estasi soave. Mi sprofondo nel mio nulla e la bontà che lui stesso seco ugualmente mi solleva. Vedo allora con semplice sguardo la verità eterna ed essa si fa carne e sangue del mio spirito. Cioè, sono parole veramente straordinariamente divine, ecco. Sarebbe bello, bellissimo, speriamo, ecco, che il nostro Signore in paradiso ci dia questa
questa gioia, ecco, di poterla guardare in faccia la Madonna mentre pronuncia queste parole, sentirne anche la voce, proprio scrutarne con attenzione lo sguardo, no? Questa innamorata della parola di suo figlio, che anche in questo è un grandissimo monito, insomma, è un grande esempio per ciascuno di noi, no? Tra qualche domenica, credo, non questa, la prossima, dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere 18-19, ecco, da quest'anno si celebrerà nella Chiesa la giornata della parola di Dio. Questo dobbiamo pensarci, e dobbiamo pensare anche a quanto Maria Santissima amava la parola di Dio, a quanto amava il Vangelo, a quanto amava ascoltare il Vangelo. E questo penso che tutti noi dobbiamo crescere un pochino, insomma. Nella Bibbia c'è un'espressione molto bella: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Le divorai con avidità, no? Pensiamo a quando ci mettiamo a mangiare che ci abbiamo una fame. Pazzesco, ecco. Oggi è venerdì, se qualcuno ha fatto il digiuno, insomma, no? Chi fa i digiuni a pane e acqua, a mezzanotte arriva con gli occhi di fuori che c'ha una fame che non ci vede, no? Ecco, dice, quando le tue parole mi vengono incontro, le divorai con avidità, ero proprio affamato. Ecco, Maria Santissima era così, era affamata della parola di suo figlio, era certamente proprio super affamata. E io nella mia esperienza pastorale, sono anni che faccio gli incontri sulla Bibbia, insomma, sulla Sacra Scrittura, noto, adesso qui nel contesto in cui sto adesso, che la parrocchia è molto piccola, è inevitabile, insomma, che ci sia una frequenza molto molto bassa, poi compensata, insomma, dal fatto che tante cose vanno a finire online, quindi qualche ascoltatore, insomma, c'è. Però anche quando ero in parrocchie più grandi, molto più grandi anche, tutto quanto questo grande entusiasmo per la parola di Dio, quindi per il Vangelo, non decolla nei fedeli. E non è una cosa bella, purtroppo, questa qui. Perché il Vangelo è il Vangelo, è Gesù che ci parla con voce umana, ma dietro quella voce umana c'è la voce di Dio, quindi è qualche cosa di straordinario, no? Sentire, cioè, ma la Madonna si sprofonda nel suo nulla e vede con semplice sguardo la verità eterna, ascoltando la parola di Gesù con semplice sguardo, no? Questa è proprio un'espressione molto bella, quindi è quello sguardo intuitivo, ecco, quella capacità penetrativa profondissima che aveva l'intelletto lucidissimo di Maria Santissima, no? È bellissima questa espressione, si fa carne e sangue del mio spirito. Allora attenzione, no? Cioè, vedete proprio come Maria Santissima si nutriva la sua anima della parola di Dio. Attenzione che qui, perdonatemi se mi permetto una digressione, insomma, tipicamente sacerdotale, ecco, l'ho detta in tantissime volte, in tante omelie, in tanti interventi, insomma, no? Ma l'anima, la nostra anima, mangia e deve vivere come il nostro corpo, ok? Cioè, la parola diventa carne e sangue del mio spirito. Lo mangiamo perché? Perché quello che mangiamo, lo sappiamo, diventa veramente carne e sangue del nostro spirito, perché diventa materia, diventa cellule e diventa il nutrimento delle cellule, che è il sangue. E la nostra anima che mangia? La nostra anima mangia, e come? La nostra anima mangia la parola di Dio, qui dice la Madonna, ed è verissimo. Questo ce lo fa capire Gesù nel Vangelo, quando il diavolo lo tenta di che questa pietra diventi pane. Cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di cosa?
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè, il pane ci serve perché nutre il nostro corpo. Ma guarda che la parola di Dio nutre la tua anima. Se tu non te la mangi mai, non ti metti mai in ascolto, non la mediti, non la approfondisci, non ti inventi qualcosa per fare qualche... La tua anima muore di fame. Il secondo alimento dell'anima, lo sappiamo, che ha sempre a che fare con il pane, no? Non casualmente Gesù ha scelto il pane per consacrare, per darci il suo corpo, per darci la sua vita, no? Io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, dice nel Vangelo di San Giovanni. E poi la nostra anima si nutre della volontà di Dio. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Ci sono questi tre alimenti che la nostra anima deve ricevere, se non muore di fame. La differenza tra la morte di fame dell'anima e quella del corpo è che quella dell'anima purtroppo non si percepisce se non indirettamente. Non direttamente, cioè chi fa il digiuno, mi raccomando, facciamolo qualche digiuno, perché è importante farlo, però lo sa, insomma, che quando ti viene fame, insomma, a un certo punto lo fai tutto volentieri, però fai pure il conto alla rovescia di quando finisce il digiuno, perché c'hai fame, c'hai, capito? C'è la fame pazzesca, insomma. Ecco. Quindi la fame fisica si percepisce, la fame spirituale non si percepisce, però si percepisce da quella situazione, perché se la nostra anima non sta in buona salute, non sta ben nutrita, la pace, la gioia, le virtù, la carità, non sai neanche dove stanno di casa. Stai male. Cioè, questa è quanta gente mi dice: padre sto male, padre sto male, padre sto male, padre sto male, padre sto depresso, padre sto depressa, padre di qua, padre di là, padre a destra e padre a sinistra, no? Adesso per carità, ecco, non mi si perdoni, insomma, non, ci sono tante sofferenze e tante vite veramente sofferenti dinanzi a cui bisogna avere sempre un grande cuore, una grande compassione, una grande comprensione, una grande carità, no? Ma che tu stia male in questo modo, vuol dire che la tua anima sta malnutrita, sta. Perché se fosse ben nutrita, tu potresti avere tutte quante, capite, le difficoltà, le tribolazioni di questo mondo, ma non soccomberesti dietro esse. Capite? È così. Bene, con questo abbiamo finito il primo anno di vita pubblica. Do un'occhiata al tempo, possiamo cominciare il secondo anno di vita pubblica. Oh, che bello, non è passato tanto tempo. E qui c'è un passaggio abbastanza lungo, ma bellissimo. Speriamo di, ecco, di poterlo leggere con calma, diciamo così. Allora, anche durante il secondo anno della sua vita pubblica, Gesù fece ritorno più di una volta a Nazareth presso la mamma. Dopo una visita al Battista presso Ennon, Gesù da solo si dirige verso Nazareth, quando è prossimo alla sua umile casetta, e della madre che va a sua volta verso di essa. Con a fianco il nipote Simone, carico di fascine secche, la chiama: mamma! Maria si volge esclamando: oh, figlio mio benedetto! E ambedue si corrono incontro, mentre Simone, gettate a terra le sue fascine, imita Maria andando verso il cugino che saluta cordialmente. Mamma mia, sono venuto. Sei contenta ora? Tanto, figlio mio. Ma se è solo per la mia preghiera che lo hai fatto, io ti dico che non mi è e non ti è lecito seguire il sangue più che la missione. No, mamma, risponde Gesù, sono venuto anche per altre cose. È dunque proprio vero, figlio mio, io credevo, volevo credere che fossero voci di menzogna e che tu non fossi tanto odiato. Le lacrime sono nella voce
e nell'occhio di Maria. Non piangere, mamma. Non mi dare questo dolore. Ho bisogno del tuo sorriso. Sì, figlio, sì, vero. Tu vedi tanti volti duri di nemici che hai bisogno di tanto amore e di sorriso. Ma qui vedi c'è chi ti ama per tutti. Maria che si appoggia lievemente al figlio che la tiene abbracciata alle spalle, camminando lentamente verso la casa, cerca di sorridere per cancellare ogni pena dal cuore di Gesù. Simone ha ripreso le sue fascine e cammina al fianco di Gesù. Sei pallida, mamma, ti hanno dato molto dolore, sei stata ammalata, ti sei troppo affaticata. No, figlio, no, nessun dolore a me. Unica pena, te lontano e non amato. Ma qui con me sono tutti molto buoni. Non parlo neppure di Maria e di Alfeo, tu lo sai che quelli lo sono. Ma anche Simone, vedi com'è buono? Sempre così. È stato il mio aiuto in questi mesi. Ora mi rifornisce di legna, è tanto buono. E anche Giuseppe, sai, tanti pensieri gentili per la loro Maria. Dio ti benedica, Simone, dice Gesù, e benedica anche Giuseppe, che ancora non mi amiate. Come Messia ve lo perdono. Oh, all'amore di me Cristo verrete, ma come potrei perdonarvi di non amare lei? Amare Maria è una giustizia e una pace, Gesù, gli risponde il cugino. Ma anche tu sei amato. Solo, ecco, noi temiamo troppo per te. Sì, ribatte Gesù, mi amate umanamente. Verrete all'altro amore. Ma anche tu, interviene Maria, figlio mio, sei pallido e smagrito. Sì, più vecchio sembri, lo vedo io pure, osserva Simone. Entrano in casa e Simone deposte al loro posto le fascine e si ritira discretamente. Figlio, ora che siamo soli, dimmi la verità. Perché ti hanno cacciato? Maria parla tenendo le mani sulle spalle del suo Gesù e lo fissa nel volto smagrito. Gesù ha un sorriso dolce e stanco, perché cercavo di portare l'uomo all'onestà, alla giustizia, alla vera religione. Ma chi ti accusa? Dice la Madonna. Il popolo? No, madre, i farisei e gli scribi, meno qualche giusto fra essi. Ma che hai fatto per attirarti le loro accuse? Ho detto la verità. Non sai che è il più grande sbaglio presso gli uomini? E che hanno potuto dire per giustificare le loro accuse? Delle menzogne, quelle che sai e altre ancora. Dille alla tua mamma. Il tuo dolore mettilo tutto nel mio seno, un seno di madre abituato al dolore ed è felice di consumarlo pur di levarlo al cuore del figlio. Dammi il tuo dolore, Gesù. Mettiti qui come quando eri piccino e deponi tutta la tua amarezza. Gesù si siede su un panchettino ai piedi di sua madre e racconta tutto di quei mesi di Giudea. Senza rancore, ma senza veli. Maria lo accarezza sui capelli con un eroico sorriso sulle labbra, che combatte con il luccichio di pianto che è nell'occhio azzurro. Gesù dice anche la necessità di avvicinare donne per redimerle e la sua pena per non poterlo fare per la malignità umana. Maria assente e poi decide: figlio, non mi devi negare quanto io voglio. D'ora in poi verrò io con te, quando tu ti allontani. In qualunque tempo e stagione e in qualunque luogo, io ti difenderò dalla calunnia. La sola mia presenza farà cadere il fango. E Maria verrà con me, lo desidera tanto. Questo ci vuole presso il santo e contro il demonio e il mondo, il cuore delle mamme.
qui in questo episodio, abbastanza commovente, ma grazie a Dio, l'abbiamo fatto sbarcare anche questo senza incidenti. Ecco, si vede tutto il cuore di questa donna straordinaria, veramente unica, che era Maria Santissima, e del suo rapporto unico, ma perfettissimo con Gesù, no? Soprattutto ordinario, ripercorriamo alcuni passaggi chiave. Numero uno, ecco, Gesù arriva, la Madonna tutta contenta, dice, gli chiede, sei contenta ora? Dice sì, però una cosa, se sei venuta solo per farmi contento, non si può fare questa cosa qui, Gesù. Non mi è e non ti è lecito seguire il sangue più che la missione. Vedete? Magari fossimo tutti quanti capaci di fare così, no? Perché questo è la cosa più importante. Io ho conosciuto nella mia esistenza, purtroppo, delle cose un po' bruttarelle. Storie di vocazione non andate in porto perché purtroppo a causa delle pressioni e degli isterismi, insomma, dei dolori scomposti dei familiari, ecco, qualche vocato o qualche vocata a un certo punto o proprio all'ultimo momento si è tirato indietro. Questo non è amore, questo è amore disordinato, non va bene. E la nostra vita, la nostra esistenza, anche la cifra un pochino della nostra fede, è proprio data da questa capacità di seguire la missione, sempre e comunque, più del sangue, difendere la verità, come abbiamo sentito prima, anche con i... Cioè, sempre con i mezzi rispettosi, ma senza paura, senza temere di perdere qualcosa, no? Poi appare un'altra caratteristica tipicamente mariana. La Madonna, ecco, si offre ad ascoltare Gesù e a ricambiarlo con amore. C'è chi ti ama per tutti. Allora, un'anima mariana, voi capite che la vera devozione Maria, proprio come dire, la statura matura di una devozione alla Madonna, è, come dice San Luigi Monforte, sia dunque in noi l'anima tua e il tuo spirito. Pensiamo proprio a una cosa, no? Non sembri strano quello che dico. Allora, già Gesù è felicissimo quando noi, per esempio, andiamo da Lui a cercare la consolazione delle nostre pene, anziché, come fanno quasi tutti i mortali, andarla a cercare presso le creature. Noi quando stiamo male cerchiamo consolazioni. Ma 99 volte su 100, dove le cerchiamo le consolazioni? Nelle creature. Se le creature non ci danno retta, nel senso che non si consolano, che facciamo? Andiamo a cercare la consolazione nelle cose, nei divertimenti, nell'alcol. Diciamo, mo sto male, mo faccio un goccetto così, d'accordo? Peggio ancora in certe circostanze, insomma, la droga, lo stordimento, no? Me ne sto 3 ore davanti alla televisione così mi distraggo un po' e non penso, no? Ma chi va a cercare consolazione da Gesù? Che è l'unico che te la darebbe. Chi, quando sta in preda a qualche situazione difficile, se ne va davanti al tabernacolo? Se la chiesa è chiusa non fa niente, se chiude dentro la camera, fa un bell'atto di unione con tutti i tabernacoli abbandonati e ci si porta in spirito. E comincia a chiedere consolazione a Gesù, parla con lui, gli racconta a lui tutte quante le cose che non funzionano. Dice, ma Gesù già le sa, certo che già le sa, ma se tu gliele racconti a lui, ti darà la consolazione. Fallo, tante volte, insomma,
io l'ho raccomandato anche recentemente, insomma, durante il ritiro di fine dicembre, quando cercavo di aiutare le persone a capire il valore profondo della preghiera personale, dico, ma tu ci parli con Gesù, glieli dici gli affari tuoi, gli racconti le tue cose, lo fai entrare nella tua vita. Questa è una cosa più importante di quanto si pensi. Ma c'è una forma ulteriore. Questo forse non ci abbiamo mai pensato nessuno. Chi di noi ha mai fatto con Gesù quello che la Madonna ha fatto in questa circostanza? Cioè, non io vengo a cercare consolazione da te, che più lo facciamo meglio è, tra parentesi, ma ti offro la mia consolazione. I santi questo lo facevano. Perché il cuore di Gesù soffriva durante la vita terrena, tutti quanti questi rifiuti, tutti quanti questi affronti, cuori induiti. Ma oggi, insomma, di questi tempi, ecco. Oggi su Facebook, ecco, avevo lanciato, insomma, una notizia. Sembrava che quell'orribile, non so se è un film o una serie, insomma, blasfema su Gesù, prodotta da una certa super emittente americana fosse stato bloccato, e lo era stato da un giudice con un minimo di coscienza, insomma, perché sono cose assolutamente irrispettose e irriguardose, ma non soltanto nei confronti dei credenti, ma anche a chi, al soggetto offeso, insomma, no? Oh, non sono passate manco 24 ore che già la Super Suprema Corte, coaizzata dagli avvocati di questa potente emittente, aveva ribaltato la sentenza e dire: ma no, può andare in giro tranquillamente, che non c'è nessun problema, insomma, no? E chi lo consola Gesù di questo? Gesù ha manifestato in più di qualche circostanza il desiderio di essere consolato. E lo fece ai tempi delle rivelazioni del Sacro Cuore, no? Essere consolato, essere riparato. Chi è che va da Gesù a dirgli: Gesù, il mio cuore, vieni, ti amo io per tutti. No? Abbiamo mai pensato? Certo, questo deve essere vero, eh? Questo è un, come dire, è un sentimento, è uno stile, è un modo di fare molto mariano. La vita di intimità profonda con Gesù, no? Su questo la Madonna è una grandissima maestra, perché chi si affida a lei. Lei piano piano questo suo spirito lo trasmette al suo devoto. E per cui dinanzi, come dicevo in questi giorni, insomma, in diverse circostanze, no? Ecco, dinanzi a un oltraggio del genere, è chiaro che uno cerca di decisamente, anche se rispettosamente, reagire, cioè di fare quello che può, intervenire. Perché una cosa di questo genere sia tolta dalla circolazione. Non ci siamo riusciti, perché i poteri forti adesso sono i più forti. E che possiamo fare adesso? Possiamo andare da Gesù a dire: non ci fa caso quella cosa lì. Ci sto io che ti amo per tutti e cercherò, per quanto riguarda la mia povera esistenza, di farti conoscere e di farti amare anche da qualcun altro. E preghiamo per la conversione di quegli sciagurati. E basta. Altra cosa da rilevare in questo dialogo molto bello, nel dialogo tra Gesù e suo cugino Simone. E le voci della sapienza umana, ci ha detto Gesù nella puntata precedente, no? Di quelli che c'avevano paura, ecco, per l'incolumità fisica di Gesù che si faceva nemiche, le caste potenti, insomma, chi lo sa che va a succedere, insomma, no? Dice, noi ti amiamo, ma temiamo troppo per te.
mi amate umanamente, dice Gesù, verrete all'altro amore. Però, quando la Madonna le racconta, gli racconta tutte le premure, tutte quante le dolcezze, tutte le delicatezze che gli facevano, Gesù dice una cosa molto bella, e questa sera dovrebbero ricordare molti, specialmente i devoti prudenti in senso negativo, insomma, come li chiamava il Montfort, quindi quelli che temono sempre che se uno si sbilancia un po' troppo con la Madonna, ecco, sta facendo qualcosa che non funziona, ecco, che Gesù si offende, gli dispiace, eccetera. Dico, insomma, e dice, che ancora non mi amiate come Messia, ve lo perdono. Ma come potrei perdonarvi di non amare lei? Come potrei perdonarvi di non amare lei? E più di qualche santo, insomma, ha avuto modo di scrivere, e io ne sono convintissimo, è più facile che Gesù perdoni una bestemmia contro di sé e contro sua madre. La Madonna è bene lasciarla perdere, perché questa creatura è straordinariamente cara al cuore di Dio. Così come per un atto di devozione alla Madonna, basta che uno si legge le glorie di Maria, di Sant'Alfonso, che ne racconta, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che racconta tanti, tanti episodi di persone, insomma, anche messe molto malamente, che si sono salvate per il rotto della cuffia, per qualche gesto di devozione anche molto semplice alla Madonna. Si leggano le glorie di Maria, per chi vuole approfondire, e si vedono i fatti che riporta Sant'Alfonso, davvero straordinariamente edificanti. Quindi guai a chi non ama la Madonna, e beato chi anche un pochino le tributa amore, affetto, devozione e preghiera. L'ultima cosa, la penultima cosa, ecco, da notare, è quello che Gesù dice commentando, ecco, le brutte esperienze vissute, quindi le esperienze di rifiuto. Cercavo di portare l'uomo all'onestà, alla giustizia e alla vera religione. 1. Compito di ogni uomo di Dio, eh? Compito nostro anzitutto nei confronti di noi stessi e poi nei confronti del nostro prossimo. Onestà, cioè vita secondo una profonda rettitudine da un punto di vista morale. Giustizia. Giustizia è una virtù oggi molto trascurata, eh? Quindi rendere a ciascuno il suo. Per esempio, dato che questa trasmissione è, come dire, ideata, lanciata e poi rilanciata, ecco, sugli strumenti di comunicazione, sui social networks, nonché i canali, diciamo così, di trasmissione, si pensi alla giustizia nell'abitare, ecco, il mondo dei social networks. Perché giustizia è dare a ciascuno il suo. Quindi, per esempio, a tutti che cosa è che si deve dare? Per giustizia, a tutti. Tutti, tutti, tutti. Sapete cos'è? Il rispetto. Noi non possiamo mancare di rispetto verso nessuno. Non è mai lecito insultare il prossimo, offenderlo. Neanche se fosse il primo e il più grande criminale di questo mondo, e neanche se questo essere criminale, il più grande di questo mondo, fosse acclarato con sentenza definitiva, passato in giudicato, eccetera, eccetera. Questo non ti legittima a insultarlo, a offenderlo o altro. Gesù e la Madonna hanno mai insultato o offeso nessuno? Che io sappia, no. Si sono fatti insultare e offendere, non ho offeso nessuno. Ecco. Quindi, la giustizia è alla vera religione. Vera religione non soltanto nel senso che la vera religione
la pienezza di ciò che le religioni esprimono ce l'ha soltanto il cristianesimo, ieri, oggi e sempre. Questa non è un'affermazione superba che noi facciamo, diciamo, ah, i cristiani sono superbi perché pensano di essere l'unica vera religione. Non si tratta di essere superbi, si tratta che colui che è e che ha detto io sono la verità, si è fatto uomo, e chi crede a questo e a lui aderisce, ha contatto con la pienezza della verità e quindi con la religione unica che possiede in sé tutti i mezzi di santificazione e la pienezza della verità. Questo ce l'ha soltanto il cristianesimo. Certamente noi questo non possiamo imporlo a nessuno, d'accordo? Ma possiamo umilmente proporlo a tutti. Non solo possiamo, ma anche dobbiamo umilmente, certamente a tempo, luogo e circostanze opportune, ma proporlo a tutti, come Gesù ha detto nel Vangelo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. L'altra cosa che Gesù ha fatto e che non doveva fare, tra virgolette, evidentemente, no? Questo è un... è un'espressione insomma ironica, era dire la verità. Ed è interessante il commento anche qui tra il serio e il faceto, insomma, che Gesù fa, no? Dice: ho detto la verità, non sai che è il più grande sbaglio verso gli uomini? Lo era e lo è oggi nei tempi del politicamente corretto. E oggi se qualcuno anche garbatamente, perché è vero che oggi ci sono molte forme, come dire, strillate, irriverenti e rispettose di dire la verità, che non soltanto irritano, ma si espongono anche a diversi fuochi. Perché se tu per difendere o per dire la verità spari a zero, distruggi e offendi a destra e a manca, il lavoro fatto a tutela doverosa della carità, quindi tutto lo zelo che tu ci hai messo, viene vanificato. Quindi non va bene, non va neanche bene evidentemente tacere la verità, mai. Ma la verità bisogna imparare a dirla bene, a tempo, luogo, modo opportuno, sempre in forma dolce e rispettosa, cioè senza alterarsi, senza indignarsi, senza offendere, ma con quella veramente serena fortezza che deriva dalla coscienza di essere nella verità, che non è superbia quando è un fatto reale, e quindi con tutta quanta la pacatezza e la dolcezza possibile. La verità viene detta e viene anzitutto fatta, oltre che dirla. Altra cosa tipicamente mariana, quindi, e anche qui dobbiamo chiederci, io glielo ho mai detto questo a Gesù? Dice, dammi il tuo dolore. Prima le aveva detto, guarda, c'è chi ti ama per tutti, e ti consolo io. E poi dammi il tuo dolore, Gesù. Anche qui, dammi il tuo dolore Gesù, chi di noi gliel'ha detto? E chi c'ha anche coraggio? Perché sapete, intanto quando gli si dice dammi un po' del tuo dolore Gesù, anche questa è una cosa su cui che mi ronzava un pochino nella testa in questi giorni, no? In una di qualche intervento di questi giorni, faccio sempre talmente tanti che poi mi scordo, però ho detto, dico, tu vivi per esempio una situazione, forse stamattina stessa addirittura, comunque, di pena interiore. Non sai da dove viene. Dici, ma che ho fatto oggi? Mi sento sto malessere di fondo, insomma, però peccati grossi non mi pare che l'ho fatti, mancanze grosse mi pare che l'ho fatti. Brutte notizie particolarmente sgradevoli, insomma, ma che cos'è? Può darsi che il nostro Signore, magari tu che hai fatto una preghiera, dice, Signore dammi il tuo dolore, poi ti sei scordato, quel giorno ti dà
un po' di dolore spirituale, che magari è una partecipazione al suo e per dei fini che conosce lui, dei fini evidentemente salvifici e positivi, ma che noi in questo mondo non conosciamo. Dammi il tuo dolore, lo prendo io. Ecco, e infine l'offerta di Maria a questa esigenza di Gesù, ed è anche Gesù nella sua come dire, missione terrena. Questo è un altro grande ammonimento anche per noi suoi ministri e noi uomini di chiesa. Era sempre molto prudente, dice: non posso avvicinare le donne per redimerle perché la gente chiacchiera. Gesù era un bel ragazzo, ecco, nessuno si stupisca di questo qui, ecco, bellissimo, tra l'altro. Ecco, e purtroppo quando ci sono le male lingue intorno, c'è un bellissimo ragazzo, viene visto con una bellissima ragazza vicina, lui certamente aveva le intenzioni più rette di questo mondo, figuriamo se Gesù aveva qualche altra intenzione, ma purtroppo a volte occorre fare attenzione ai risvolti del nostro operato, non perché noi dobbiamo preoccuparci di quello che dicono gli altri, ma cioè, di non scandalizzare gli altri, sì, e di non esporre poi purtroppo il nostro messaggio al pubblico ludibrio attraverso le chiacchiere che ci possano montare contro. Noi dobbiamo fare attenzione, e i ministri di Dio devono fare attenzione, perché vi dico per esperienza, i fedeli, chi ascolta questa catechesi da tutti i fedeli, o a un prete o a un vescovo, gli scrutano tutto. Io ho sentito dire persone semplici, quindi persone anche un pochino, come dire, ignoranti nel senso etimologico del termine, non nel senso dispregiativo, no? Quindi di non grandissima cultura, quindi di non... Però, vedete come li squadrano i preti, i vescovi, come controllano, che macchina c'hai, come vai vestito, come sono le scarpe, d'accordo? Se sei grasso o magro, e se sei grasso dicono: ah, questo è grasso, ah, questo magna, quindi che virtù c'ha, questo magna, sicuramente non fa manco un digiuno, oppure farai bagordi. Tu dici... Certo, è difficile campare così, certamente, un pochino sì, un pochino è difficile, però a tante cose tocca farci attenzione. Vedete, Gesù e Maria sono i nostri modelli, quindi quando ascoltiamo queste cose qui, se Gesù, cioè dall'alto della sua autorità, insomma, che dall'alto della sua santità, dall'alto della sua integrità assoluta, ha fatto attenzione a queste cose, negli scritti si vede benissimo, addirittura una volta ha dovuto allontanare a causa di Giuda un povero vecchio che si era convertito in punto di morte, che in Gesù c'era tutta la sua vita, insieme ad una ragazza nominata tra l'altro nel Nuovo Testamento dalla lettera di San Paolo, che è Sintiche, li deve mandare via perché la loro presenza tirava le chiacchiere fomentate da chi doveva starsi zitto. Quindi ecco, ci fermiamo oggi perché abbiamo avuto già tanti spunti di riflessione. Questo che comprendiamo, che anche le letture spirituali, che questo fondamentalmente questi nostri incontri, sono le letture spirituali un pochino fatte bene, non è vera e propria meditazione, ma cercando di rielaborare, di prendere alcune cose, soprattutto di fare nostri sempre i modelli di Gesù e di Maria, perché è per questo che loro hanno... anche per questo che hanno fatto conoscere, ecco, nella loro bontà, questi particolari, ecco, inediti, anche se sostanzialmente contenuti nei Vangeli, della loro vita terrena. Appuntamento, ragazzi, amici carissimi, amiche carissime, sì, per chi crede, la prossima settimana. A presto, santa notte per chi ha seguito la diretta, e sante cose per chi seguirà la differita. Ave Maria.